Presidente, ovviamente una gara che oltre alla valenza sportiva cela qualcosa in più. Ma guarda, il trofeo Crozzi è diventato una classica proprio della nostra zona, dunque oltre al fatto di fare una bellissima regata, far conoscere le nostre zone lungo costa, far conoscere anche i nostri punti di bellezza, dei nostri porti, di quello che noi abbiamo qua in zona che non tutti conoscono fino in fondo. C'è stata una partecipazione molto, molto numerosa. Sì, guarda, io credo che malgrado il tempo abbiamo avuto una buona partecipazione e anche barche molto belle. Oggi poi le condizioni veramente favolose. Sì, ci voleva, dopo tanto tempo di brutto tempo ci voleva una regata con il sole, il vento, proprio classica delle nostre parti. Un suo ricordo dell'onorevole Cozzi? Io con Gianni lo ricordo fin da ragazzo e così, ogni volta che ci penso mi emoziono a parlarne, ha dato tanto alla nostra regione e ci manca molto. Ancora un successo per questa gara? Sì, è stato un successo soprattutto perché è stata una giornata stupenda come tempo e non ce l'aspettavamo. E poi perché c'erano tanti iscritti alla gara di golf, tanti velisti e è stato bello. È stato bello anche riuscire appunto a coniugare queste due discipline. È quello che noi vorremmo da sempre fare, anche perché il campo da golf è vicino al porto e noi vorremmo veramente, è molto difficile da riuscirci, far avvicinare al golf i velisti. Noi sono anni che insistiamo, anche perché sono sport bellissimi e se si comincia a giocare a golf e si riesce anche ad andare in barca a vela, è una cosa meravigliosa. Soprattutto in questa terra che offre il mare e la collina a pochi metri di distanza. Appunto perché offre la possibilità di farlo, quindi essendoci questa possibilità sarebbe molto interessante. Il suo successo invece che assume un significato particolare. Per me sì, perché ho vinto quest'oggi che era la gara di Gianni, che per me è importantissimo. È un suo ricordo? Mi sembra un miracolo. Ecco. Un suo ricordo, se posso permettermi? Di Gianni? Il ricordo di Gianni è tutto, il porto, il golf, quello che io faccio come presidente del golf lo faccio nel suo ricordo. È già possibile fare un bilancio di questa manifestazione, direi riuscitissima. Riuscitissima come sempre, tutti gli anni, tanti equipaggi vengono al trofeo Cozzi, che è una regata carina, si va a toccare tre importanti porti che sono Sanremo, Marina degli Aregai e San Lorenzo. Il percorso è molto tecnico, ieri ha impegnato tantissimo i concorrenti perché con pochissima aria all'inizio, che è venuta poi alla fine praticamente una forte corrente, hanno dovuto lottare per poter arrivare. Le 14 barche che sono arrivate sono realmente state brave perché hanno avuto dei nervi d'acciaio per continuare nella bonaccia a non perdere strada e arrivare e aspettare il vento che alla fine è arrivato e li ha portati al traguardo. Siamo in compagnia del vincitore a cui chiediamo subito un commento su questa regata. Beh, è stata una regata bellissima, è stata di due giorni molto difficili, soprattutto ieri è stato duro per tutto l'equipaggio riuscire a tenere la concentrazione, comunque è stato molto bello. Oggi ci siamo ripagati con un bel sole, un bel mare, un bel vento, una bella regata, ci siamo divertiti molto. Dal punto di vista tecnico, quali le maggiori difficoltà? Beh, ieri soprattutto il vento, quando il vento continuava a saltare, la corrente, le onde, è stato veramente complicato ieri. Mentre oggi? Oggi è un po' più facile, oggi è un po' più normale, sai, ieri era proprio un cambiamento dietro l'altro, comunque bellissime giornate tutte e due.